in 71 weeks. Just wide. That all happened yesterday as Sampras won the semifinal and regained the number one ranking in the world. Oh, and that is a brilliant little drop volley. He had to stretch, Leaf. Didn't expect to hit that shot. Well, we are just being treated to some amazing tennis. Look at this approach shot. A nice chip deep. He's really stretched out. And look at how he opens up the racket face on the full stretch and just carves it. Oh. A little bit of backspin on the ball. That was a brilliant shot from Sampras. There's a strange... You don't see that very often. Most players will take the ball if they don't like the toss. At that time, Sampras was moving his weight into the ball. Oh, unbelievable sequence of shots. Great return by Agassi and a better volley by Sampras. Now watch him play this volley off his toes. Again, he uses the pace, pops the racket down there. Watch the racket face open just slightly to control that pace. What we've got here on the tour this year, the premier server and the premier returner, they dominate in both departments. Well, I wonder how many players could have dealt with that. Needs the towel. I don't think he's dizzy. Just getting it up and it's spun back a little bit. Agassi trying to hit it around the corner. I wonder whether he mightn't have tried a little lob here. It would be somewhat premature to say it, but I'm going to. I reckon this is match point. I can't see Agassi coming from two breaks down in this second set. Most unlikely. The eclipse has passed. You can't change the scorecard and the umpire. Oh! Way, yes! Well, it is extraordinary. When you think back to the way Pete was playing for much of the first half of the year, and now you see him playing like this. Wind getting up a bit, as you can probably hear in the microphones. Crowd loving that. Sampras playing it on one side of the court and bouncing it back into the other. I think he's feeling pretty good. Sì, sì, c'era una festa della TP qui all'hotel Arabella, dove c'erano tutti i coach, tutti i giocatori. Gran palla questa, Gran palla perché ha giocato questo passante incrociato con una naturalezza spaventosa, eppure aveva le spalle quasi rivolte alla rete. A zero tiene il servizio Sampras, conduce 2-1 nel secondo set. Ecco qua. Guardate com'era messo Sampras. Posizione innaturale, però grande azione del polso, si è visto chiaramente, ha fatto recuperare, è riuscito a recuperare la testa della racchetta con una grande azione di polso. Bella anche prova atletica, perché avete visto che già sul colpo che ha giocato due prima del campo ha fatto, ecco qua, vedete, proprio il polso, l'azione del polso. E nulla da fare, vedete la regia, 17 telecamere sono... questa manifestazione e si vede perché i replay l'abbiamo visto, non in questi fugge nulla, proprio vicinissimo tante volte dove è andata a cascare una palla con te. Beh,
Molto molto bravo Sampras, che questa volta non si è fermato. Ieri avevamo notato che qualche volta, quando lui finisce fuori del campo, si ferma a volte un attimo e poi magari scatta con un secondo di ritardo. Questa volta guardate come ha finito il colpo, è ritornato subito, è riuscito a giocare questo rovescio che da quell'angolo è giocato in quella direzione. Difende con un pallonetto altissimo che resta dentro. Che atleta che è Rafter e che tocco che ha Sampras. Questo è un punto davvero altamente spettacolare. I ginocchi di Sampras hanno sfiorato il terreno, giustamente ammorbidito molto con le gambe, con le ginocchia Sampras. La palla era molto bassa, aveva smesciato a tre quarti di velocità, Rafter ne aveva intuito la direzione. Vedete Sampras proprio molto piegato giustamente per raccogliere una palla difficile. Il resto l'ha fatto, beh, posizione da nostro tennis. Cosa ha fatto? Mi sembra buona e mi sembra bellissima. Se fosse buona sarebbe veramente un gioco di prestigio, perché la risposta di Rafter avrebbe messo in difficoltà chiunque. Guarda lì, beh, è buonissimo, Sampras, 30-0. Assolutamente incredibile. E vedi, è convinto anche Rafter. Sì, Rafter dice queste cose qui le può fare solo il numero uno del mondo. Gioco Larso, un pochino a modo suo, ma proprio per questo è imprevedibile. Sampras che sembra intenzionato a provare, ecco, si era spostato a sinistra. Ecco, questa è una palla sulla quale si appoggia bene Larsson. Bello scambio. Beh, fantastico, fantastico. Guardalo Sampras come soffre in questa partita. Pensa cosa ha dovuto fare per fare il punto, però, perché ha dovuto fare un vero miracolo. E poi questo vale doppio perché è su una palla break. Certo, circoletto rosso, doppio circoletto rosso su questa veramente grandissima prodezza di Sampras, che così passa a condurre 2-0. Guardate la corsa di Sampras e poi non solo la coordinazione, e guardate lì. Thank you. È raro vedere Sampras che si eccita così, e lo fa per 40-30. Un doppio fallo e una volée di dritto sbagliate da Sampras. Insomma, Krajicek si batte, è andato a prendere questa palla che non era proprio facile, ma Sampras era lì a controllare la rete. 4-3 Sampras, primo set senza break. Luca Abiusi dice, a vostro credete che sia fattibile l'abolizione del rovescio bimane? Costringendo i tennisti ad adottare l'elegante rovescio classico, non si risolverebbe forse l'annoso problema dell'eccessiva velocità del gioco? No, innanzitutto perché col rovescio bimane non è che si tiri forte, non so come tira per esempio forte col dritto Safin, come tira forte con il dritto anche Sampras. Trascina un pochino i piedi, visto adesso nel cambiare campo proprio. Sai, Krajicek non è un atleta naturale, No, certo. Che poi una serie infinita di infortuni. Sì. La smorzata di Sampras. Ecco, guardate il lavoro delle gambe, come è andato giù bene.
là. Questa non ce la doveva far vedere. Questo è talento puro. Questo è incredibile. Questo veramente non si può insegnare. Questo non si può insegnare, dice Panatta. Rivediamo. Guarda solamente con il polso cosa fa. Libera il braccio e la spalla come articolazione proprio. E bravo Pete. E beh, gli va tutto dalla sua parte, la classe è immensa, non ha pressione. Deve fare questo gioco Boris, deve fare colpi. Insomma, adopera meglio la racchetta, Dentro il pallonetto di Sampras ed è palla break. Questo di solito è il colpo Agassi, Agassi a Rafter ne ha fatti 3 o 4. Due pallonetti, uno di dritto e uno di rovescio, danno a Sampras un break importante, 2-0 per lui, terzo set. Beh Rino, due pallonetti adesso, una palla corta prima, insomma in questo game Sampras ha fatto vedere un po' tutto il suo repertorio. Buon lavoro di Sampras, non è che fosse difficilissima, ma lui l'ha fatta con grande eleganza, in ginocchio, guarda. E beh, per scendere il più possibile, per trovare una base. 40. 28 anni, Jonas Björkman, vi siete a Monte Carlo, questo ragazzone di 183 centimetri. Ed è il tennis di Pete Sampras, quello al quale ci ha abituato per tantissimi anni qui a Wimbledon, il giocatore americano, con questa volée di rovescio stoppata. In termini di risultati direi che a Sampras manca soltanto la conquista di un grand slam, che come i telespettatori sapranno è costituito dalla vittoria nei quattro tornei più importanti del mondo: Wimbledon, Parigi, l'Australian Open e gli Open degli Stati Uniti. Quattro tornei ai quali partecipano tutti i più forti giocatori del mondo, ovviamente con grandi aspirazioni, ognuno di loro con grandi aspirazioni, e che costituiscono un po' il coronamento della carriera di un grande campione. Pochi giocatori nella storia del tennis sono riusciti a fare il Grand Slam: Donald Budge nel 1938 e poi il grande Rod Laver per due volte nel 1962, se la memoria non mi inganna, e nel 1969. Eh sì, Pete Sampras. For 2-1, one break was good enough for the first set. Well, James Sampras, he's hyped up all right. You very rarely hear that kind of stuff from Sampras, but it's a measure of how well he thinks he's playing. Sampras leads 2-1. There's a big smile from Paul Anacombe. There's a great quote from Justin Gimelstob after Sampras had beaten him yesterday. He was drooling about Sampras. There's Bridget, who looks pretty happy as well. And Gimelstob was asked about Sampras, and particularly his serve, and he just smiled and he said, "I've got a theory," he said, "I think as he came out of his mother's womb, God just touched him
likely on the right shoulder. It's a great quote. It is a good quote. No, and I haven't seen Sampras as animated as this either since the championship started. He's really fired up today. This is the first. Becker getting in close. Sampras sees him move in that one step. Whips a backhand topspin lob. Look, his racket's back. He's prepared. Sees Becker take that one step forward and comes well over the ball. Boy, you don't see that too often off the backhand. You know who hit that well? It was a Hall of Famer. You probably watch as a little... Quattro titoli ATP ha vinto Elman, l'ultimo a Basilea. Tutti e quattro peraltro quest'anno. Segno che questo è un anno d'oro per Team Elman, ma insomma questo non è il Team Elman che eravamo abituati a vedere quest'anno. Aggredisce Sampras, aiutato dal nastro, inventa comunque un gran colpo. Questo è un colpo difficilissimo perché il nastro aveva cambiato improvvisamente la traiettoria e ha dovuto giocare una volée alta di rovescio e ha dovuto ritrovare la coordinazione in una frazione di secondo. Stiamo assistendo al massacro di Team Henman. 0-40, 3 palle break, 3 palle per il terzo break e il 5-0 nel set. Nemmeno un quarto d'ora di gioco. Henman è completamente spaesato, completamente in stato confusionale di fronte a un Sampras che ha cominciato con una cattiveria davvero inusitata. Non abbiamo più parole. Break a 0 per Pete Sampras, 5-0 per l'americano, davvero impressionante. 20 punti a 5. Le statistiche ci aiutano fino a un certo punto. Qui è davvero quale deve lavorare, sui quali deve lavorare di più è la seconda palla di servizio. Sì. A questi livelli in cui il servizio è così importante è un handicap non indifferente. Era stato bravo una prima volta Henman, ma la seconda non ha potuto far nulla. Anche in questa seconda palla Henman è sceso, ma il prima la risposta e poi il passante di Sampras. Ecco qui, una bellissima risposta dei Mivolé e lì il punto era già finito per uno come Sampras. Sta lavorando molto sulla prima palla di servizio, sulla profondità. Henman da 15, cominciato a servire meglio in questa fase centrale, quasi finale del secondo set. Molto profonda giustamente questa seconda palla, però poi sbaglia perché ha tirato proprio addosso a Sampras, che si era fermato perché aveva giudicato fuori la seconda palla di Henman. Sampras si ferma aspettando la chiamata del labio, che non arriva, rimane lì e si trova la palla per il passante. Grossa ingenuità di Henman, Comunque ancora 40-30, ancora una palla per... Ancora due match point. E non vuole entrare poi questa prima palla. Attenzione perché se gli batte a destra, Sampras se lo può ingoiare con un sol boccone. Infatti batte centrale, rovescio di Sampras. Beh, scusami Angelo, ma io applaudo a questo match point di Pete Sampras che con una facilità irrisoria si sbarazza in 57 minuti di Team Henman. 6-0, 6-3, davvero un caporetto per l'inglese. Beh, dobbiamo cercare di fare una cassetta di questo match e distribuirlo a tutte le scuole tennis perché è così che si gioca a tennis, con grande sicurezza, grande fluidità. Ha reso i colpi più difficili che si possano interpretare nel tennis con una disinvoltura che riesce solamente
ai veri fuoriclasse. È un Sampras che, se c'erano dei dubbi circa il suo stato di forma dopo la sua sconfitta contro Ferreira a Basilea, li ha cancellati tutti, riducendo ai minimi termini quello che è considerato il giocatore più in forma del momento, un Tinenman che non può nemmeno rimproverarsi niente, tanto è stata la superiorità del numero uno del tennis mondiale. Un minuto ancora per qualche dato statistico: ci sono state 10 ace di Sampras, 3 di Edman, quelle di Edman tutte nel secondo set, 2 doppi falli di Sampras, 4 di Edman, 5 break a 0 in favore di Sampras, che ha ottenuto 58 punti. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, was der Thomas Muster da vor sich hin murmelt. Er sagte, es ist alles zu genau, das geht nicht. Er muss natürlich aber auch was riskieren gegen Pete Sampras. Ah, oh, das ist enormer der Ball des Turniers. Das ist der Traum, meine Damen und Herren. Die Zuschauer registrieren das jetzt. Hören Sie hin. Der hat vielleicht 10 cm über Bodenhöhe die Kugel am Netzpfosten vorbeigeschlagen. Dies ist erlaubt. Das ist der absolute Traum. Da wird der Reporter hier hektisch, fanatisch. And you lose it. Sampras taking advantage of the short serve. What a brilliant stretch volley. The ballet dancer there.